adesso è rimasta solo l'attenzione di mio padre e non ce la facciamo con te. Queste alcune delle testimonianze raccolte dai volontari che davano assistenza durante i mesi duri del lockdown. Le voci di chi chiedeva aiuto al centro dell'evento, le parole del volontariato, a cui ha preso parte anche la Presidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati. I volontari dicono sempre una cosa che mi colpisce, che ricevono molto di più di quello che danno, e questo è una grande cosa dal punto di vista delle relazioni personali e dal punto di vista del messaggio che nel sociale noi diamo. La Presidente del Senato, Casellati, ha anche ricevuto il riconoscimento di Presidente degli Ambasciatori di Padova Capitale del Volontariato. La targa, Presidente. L'esperienza della Città del Santo come capitale europea del volontariato è caduta in uno degli anni più difficili. Lockdown ed emergenza sanitaria hanno però fatto scaturire energie che sembravano sopite. Quest'anno, con la scusa purtroppo quello che è accaduto con il lockdown e per il Covid, il volontariato è stato strategico. È stato quel collante che ha fatto ricostruire la comunità. Ecco, a me sembra che anche la giornata di oggi, molto sobria, semplice, serva anche per dire il volontariato è fondamentale, il volontariato ha bisogno di essere valorizzato di più.